Bajarse al Moro, scritta da José Luis Alonso de Santos nel 1985, ci invita a iniziare un viaggio alla Spagna degli anni dell'esplosione creativa, della famosa Movida, nata come celebrazione della libertà dopo la morte del dittatore. Di quella vita culturale ci restano reperti linguistici e non solo aperitivi. Movida, fiesta, noche, vamos a la playa, no tengo dinero, e Bajarse al Moro, ovvero il viaggio in Marocco per comprare della droga. Un'opera teatrale con il viaggio come fil rouge. Eric Lied si domanda perché il viaggio agisce come una forza che muta il corso della storia. Il viaggio induce ad alterare l'identità personale e la civiltà, sia che si tratti di un viaggio reale o metaforico. Tuttavia, dai tempi delle perigliose prove di Ulisse al fidente tutto compresso del turismo di massa, il significato simbolico del viaggio è mutato radicalmente. Se nell'antichità e nel Medioevo attraverso pericoli e cimenti si attingeva una purificazione interiore, con i grandi viaggi scientifici in epoca moderna viaggiare diventa fonte di libertà e di svelamento di Dio. Bajarse al Moro è una delle opere più rappresentate in Spagna. Dalla sua prima a Zaragoza nell'85 riscontra un grande successo di pubblico. Pubblicata più volte, è stata tradotta in tedesco, francese, russo, giapponese, inglese e neerlandese. In italiano conta 3 versioni diverse. Il testo è diventato lettura quasi obbligatoria nelle scuole spagnole di secondo grado e nei corsi universitari di teatro spagnolo contemporaneo, ragione che spiega anche l'abbondante bibliografia esistente sul testo e sullo spettacolo. Al 1989 risale invece la versione cinematografica diretta da Fernando Colombo, che vede il coinvolgimento di attori del calibro di Antonio Banderas o Veronica Forqué, Chico e Chica Almodóvar. Il lavoro di Alonso de Santos, premiato nel 1985 con il Premio Nazionale de Teatro, è una commedia che racconta la storia di 4 giovani che condividono un piccolo appartamento nel centro di Madrid, nel quartiere di Lavapiés. Chusa conosce per caso Elena, una brava ragazza che è scappata di casa, la porta a vivere nella sua caotica mansarda, un ambiente che condivide con Jaimito, il tipico cugino un po' imbranato, e Alberto, il non tipico fidanzato polizia nazionale, figlio di una cleptomane e di un ladro professionista. Per risolvere i problemi economici della nuova amica, Chusa propone una soluzione, bajarse al Moro, ovvero recarsi insieme in Marocco per Hachis. Ma con la presenza di questa bella Elena moderna appare anche il conflitto. Lei è ancora vergine e dunque non potrà nascondere la droga nella solita valigia vaginale. La soluzione arriva con Alberto, ma potrà il nostro eroe rifiutarsi a compiere un simile atto di solidarietà? Da questa situazione gli eventi si precipitano in una peripezia permanente. Una dopo l'altra le azioni drammatiche portano sulla scena i loro veri conflitti e contraddizioni. Con umore e ironia, a volte tu punte di amarezza, José Luis Alonso de Santos ci mostra dei personaggi combattuti tra l'emarginazione e l'integrazione. Attraverso il linguaggio vivo della strada, l'autore ci fa viaggiare alla realtà sociale di un'epoca. Bajarse al Moro continua e contemporaneamente rompe una delle linee di forza del teatro classico spagnolo, la realistica commedia di costumi e il sainete, ovvero la farsa di spirito popolaresco che affonda le sue radici nei passos de Lope de Rueda e negli entremeses di Miguel de Cervantes e di Luis Quiñones de Benavente. In scena vivono il popolo e i poveri, sottoposti a forte pressioni sociali e economiche. Lo strappo con la tradizione avviene con la presenza potente della libertà, una libertà alla ricerca di una nuova etica. Di fronte all'eterno scontro tra cicale e formiche, tra possibilisti e utopisti, la libertà, appunto, è la vera protagonista. Questo personaggio invisibile funge di specchio teatrale, uno specchio dove si riflette la società nuova della Nuova Spagna. Il sipario della Spagna nera e i suoi fantasmi ancestrali si strappa per spalancare le porte a uno spirito libero trattenuto per secoli e tuttavia un'aria malsana continua a riempire i polmoni di coloro che per vivere rubano l'ossigeno altrui. Questi nuovi scrocconi e parassiti, vividores come Elena e Alberto, se la cavano fuggendo. La loro fuga d'amore comunque inizia già morta. Si costruiscono la loro bara con i mattoni dell'appartamento comprato a Mostoles, una città dormitorio senza aurora. L'alba sorge invece a Lavapiés, un quartiere cenacolo dove la vita continua malgrado il disincanto. In quella caotica stanza senza pareti non soffia più
un uragano di nere colombe, bensì la speranza, perché il figlio che Ciussa porta in grembo trasmette quella speranza senza la quale nulla si realizzerebbe. Ciussa e Jamito incarnano l'anima di quei veri viaggiatori di cui ci parla Charles Baudelaire. I veri viaggiatori partono per partire e basta. Cuori lievi, simili a palancini, che solo il caso muove eternamente, dicono andiamo e non sanno perché. I loro desideri hanno le forme delle nuvole. Buon viaggio quindi alla nascita della movida e buona aspettalettura con il vostro aperitivo preferito.